che cosa non ha funzionato? La delusione c'è, è normale, non siamo riusciti a fare quello che volevamo e abbiamo comunque commesso degli errori. Credo che questa sconfitta sia meritata, senza nessun tipo di ipocrisia o trovare scuse accampate, a me non piace. Sappiamo benissimo, e sanno soprattutto benissimo i ragazzi, quello che non ha funzionato. Sotto l'aspetto difensivo abbiamo commesso troppi errori, sia nelle difese laterali che sugli attacchi centrali. Abbiamo commesso degli errori nella fase di costruzione. Ci sono state troppe cose oggi che non hanno funzionato, e poi hai trovato dall'altra parte una squadra che ha saputo approfittare e ha le qualità per metterti in difficoltà, e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare e cercare di migliorare laddove le cose non sono andate bene e cercare di fare quello che sappiamo fare meglio, quello di cercare di imporre più gioco, e oggi questo non l'abbiamo fatto, di cercare di essere più cattivi nella fase di non possesso palla, di correre di più e ovviamente cercare di commettere meno errori possibili, perché poi gli errori sono situazioni vantaggiose per gli avversari, e oggi di là la squadra ne ha approfittati. Eppure eravate partiti anche in vantaggio con quel gol lampo di Falla, anche se proprio qualche secondo prima avevate rischiato di prendere il gol. Lei ha parlato di fase difensiva, però anche il centrocampo oggi non è andata molto bene. La fase difensiva fa parte, tutto. Tutti i reparti, tutti i giocatori, quindi alla fine sotto tanti punti di vista, come ho detto, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, gli altri hanno approfittato. Saputo approfittare, ovviamente abbiamo trovato una squadra che ha delle qualità buone. Ma secondo lei perché non siete riusciti a fare quello che vi eravate avevate in animo di fare? Ci sono stati degli errori, come succede nelle partite, tu subisci e fai gol sempre perché ci sono delle qualità degli avversari e degli errori commessi, e noi oggi siamo venuti meno sotto l'aspetto di andare alla difesa della nostra porta e gli altri ne hanno saputo approfittare. Insomma, bisogna resettare sicuramente questa partita, ripartire, rialzarsi, perché all'orizzonte c'è subito un'altra gara, anche se tra 7 giorni. Sicuramente tra stasera e domani cercheremo di capire bene quello che è successo e andare poi a lavorare su quello dove dobbiamo migliorare per cercare di evitare quello che è successo oggi. Dispiace tantissimo e ringrazio i tifosi, la curva Volpi, per quello che è stato il loro sostegno fino alla fine, insostenibile. Sicuramente questa nota i ragazzi la devono tenere bene a mente, perché dalla nostra abbiamo gente che ci tiene come noi, e di conseguenza rimbocchiamoci tutti quanti le maniche, noi soprattutto per primo, io per primo, e andiamo a lavorare sulle cose che non sono andate.